quante sono? Sono 8, 4 e 4. Sì, no, no, non c'è problema, non so. Quando... Posso fare anch'io? Sì, sì. Quando i popisti, si chiamavano così gli artisti del pop, giocavano con... prodotti del consumo, eravamo tutti ancora innocenti, non sapevamo che cosa stavamo facendo, cosa stavamo mettendo in mano. Tu adesso ci metti davanti la conseguenza di questa innocenza irresponsabile. Perché? Perché io sono di quella generazione che ha generato tutto questo. Però già negli anni 70 ci dicevamo tra noi, sembriamo l'ultima generazione che deve stare sulla terra, perché c'era uno sperpero, un consumo, una incuria era spaventosa. Ecco, tu adesso hai messo il punto esclamativo di dove quel processo del consumismo ci ha portato, perché oltre a questo è insopportabile, e questa è la cosa forte, e non c'è l'abbandono, c'è la gestione, no, del rifiuto, perché non è che tu vai nella discarica, fotografi discariche abbandonate, no, qui ci sono le strutture, quindi tutto quello che l'uomo fa per evitare di morire del proprio rifiuto. Inevitabilmente il rifiuto inquina tutto, l'inquinamento arriviamo alle malattie, quindi non c'è futuro se non conteniamo questo tipo di cose. Solo che contenere una dimensione così abnorme è praticamente impossibile, perché il problema è quello. Ecco. Quindi il tuo messaggio adesso da una parte proprio mi porta indietro quando eravamo innocenti e giocavamo... L'età dell'innocenza. C'è un aspetto storico che è fondamentale, perché tu attraverso la serialità di queste cornici rimandi ai popisti, cioè un concept grafico ripetuto, seriale, che però cosa fa adesso? Non si ferma lì. Rivela da dove proviene, e qui c'è tutta la nostra intelligenza per contenere i guai che abbiamo fatto in maniera irresponsabile. Quindi l'apparato artistico c'è, morale anche, bello il discorso colore cromatico, perché ti rimane là. Lavoro come sempre. Il lavoro concettuale è uno stimolo che bisogna sapere poi ovviamente organizzare, perché puoi trovarti anche davanti, uno dice ma come? Una semplicità disarmante di questo tipo, sì, però bisogna appunto domandarsi il senso di tutto questo. Quindi i popisti ci sono. Partire da questa cornice per entrare dentro alla consapevolezza di questo amaro che è la nostra esistenza, la nostra società. Allora, nella energia estetica che tu hai, che tu generi, no? Perché questi sono ossimori, cioè la convivenza di contrasti, questi bei colori li trovo anche qui. Però qui è un dramma micidiale e qua è ancora questo immaginario che viene costruito attorno ai prodotti di consumo che promettono piacere, benessere, quello lì ti fa bene, là non diventi vecchio.
caffè che ti tiene su, tutte queste cose sono tutte cariche, perché tu parti mettendo la prima, ti mandi Andy Warhol, poi Andy Warhol lui l'ha fatta per certi aspetti anche giocando, no? Perché lui ha sempre detto non cercate profondità, era onesto, però davanti allo stesso significato, cioè alla stessa immagine, poi esistono gli occhi che inevitabilmente per sé possono significare delle cose che lui non ha pensato. Sì, assolutamente. Ecco, lui ha, secondo me, messo in evidenza il valore della serialità e quindi della proliferazione, perché il discorso è quello. La serialità l'ho scoperto nel museo archeologico, c'era anche nell'antichità, ci sono 6 statuette uguali che risalgono avanti Cristo, il museo archeologico, sì, sono uguali. Quindi già allora facevano degli studi sulla il problema serialità. Della serialità c'è sempre stato, però noi lo, da un punto di vista del concetto, lo rimandiamo agli anni del Bauhaus, quindi anni esatto. 30, esatto. Anche se già nell'Ottocento, però proprio avere questa consapevolezza nasce lì. Qui c'è tutto questo, cioè le radici storiche di questi fenomeni che come sempre la modernità, sai qual è la sua forza? È quella di apparire innocuo. Apparire innocuo. Perché la gente si droga? Perché finché non la provi pensi sia puoi ritornare indietro, sì, non sì. Ti farà nulla. Mi fermo quando voglio. come tutti i media. Cioè, tu cominci a guardi la televisione e dici io posso fare zapping, posso accendere, posso spegnere. Poi dopo invece lei è più potente di te, ti condiziona e se manca la luce ti incastra perché non c'è la televisione. Assolutamente. Il lavoro per me è bellissimo. Grazie, veramente. Grazie mille. Formidabile. Sai che mi fai venire la pelle d'oca perché al tuo punto parere. Aspetta. Del figlio di un cane. Che secondo me è un portfolio che puoi riprendere fuori. Sì, vabbè. Oggi più di ieri, perché la consapevolezza dell'autorità è più matura. Non è mai stato, secondo me, presentato a portfolio di quello.